Il padre del presepe è generalmente riconosciuto in San Francesco d'Assisi, che nel 1222 ebbe il permesso da Papa Onorio III di realizzare un presepe in un bosco vicino al convento di Greggio. Da quel momento le rappresentazioni si sono moltiplicate, diffondendosi notevolmente soprattutto nel periodo barocco. Poi, dopo una breve flessione avuta a cavallo dei secoli 800 e 900, negli ultimi decenni è tornata forte il desiderio di rappresentare il presepe, che può essere vivente oppure iconografico. Noi quest'oggi siamo a visitare un presepe vivente a Granaiola, frazione del comune di Bagni di Lucca, dove si tiene una rappresentazione del presepe che sta riscuotendo notevole successo sia in termini qualitativi che in termini di pubblico, e è diventata elemento centrale delle manifestazioni natalizie dell'intera Mediavalle del Serchio. Come amministrazione noi riteniamo queste cose legate alla valorizzazione delle tradizioni, del territorio, della storia, il vero treno economico trainante che c'è adesso. Ecco perché noi siamo particolarmente attenti e pronti a sostenere tutte queste iniziative, che ovviamente senza una collaborazione piena da parte dei paesi non sarebbe possibile. Questa particolarità del presepe vivente itinerante, così come possiamo definirlo, come è nata? È nata dall'idea di un ragazzo che voleva fare qualche cosa per far conoscere il nostro territorio, i nostri tre paesi. Siamo quindi tre paesi che ci alterniamo, Monti di Villa, Pieve di Monti di Villa e Granaiola, e si fa questa festa, questo presepe, niente, così.